Propado è sempre attento all'innovazione, dai momenti della 29 pollici all'inizio del 27,5, sempre attenta appunto a queste nuove dinamiche che si affacciano nel panorama della mountain bike, decide di trasformare tutti i modelli 29 pollici in Boost 148. Originariamente le ruote da mountain bike erano dei 26 pollici, poi con l'avvento delle ruote di grandi dimensioni, 27,5 e 29 pollici, diciamo che il mozzo è rimasto sempre delle dimensioni standard. Fondamentalmente l'aumento della dimensione della ruota porta ad avere un momento flettente maggiore e questo crea instabilità. Proprio per questo il boost, sia al posteriore che all'anteriore, aumenta la campanatura del mozzo e quindi la campanatura della ruota, rendendola molto più efficace e stabile. Nell'asse posteriore l'aumento delle dimensioni della battuta del mozzo aumenteranno da 142 mm a 148, quindi saranno 3 mm di offset della linea catena e 3 mm di offset della linea disco. Per quanto riguarda l'asse anteriore, in questo caso la forcella, il mozzo nella configurazione boost avrà un aumento di 5 mm per parte, quindi la misura finale sarà 110 mm contro i 100 standard classici di una volta. Anche in questo caso l'aumento della stabilità, come avrete capito, la campanatura aumenta, quindi la ruota sarà molto più stabile, i raggi saranno meno tensionati, quindi anche più soffici nel loro comportamento, però la ruota molto più stabile e precisa. Il boost trova anche la sua applicazione nei modelli Plus. In questo caso vediamo una biammortizzata 27,5 Plus con le gomme da 3.0. Quindi gli assi dei mozzi rimangono sempre quelli boost 110 all'anteriore e 148 al posteriore, ma grazie al fatto che la linea catena viene spostata esternamente di 3 mm, è possibile montare al posteriore nel carro una gomma di sezioni maggiorati, come in questo caso il 3.0. Mentre per quanto riguarda l'anteriore, il Boost Plus permette alla forcella di far passare una gomma di queste sezioni. In questo caso sono biciclette destinate a un mondo escursionistico. Andremo a vedere nel mondo agonistico cosa permette di fare il boost. L'applicazione del boost nelle biciclette destinate a un utilizzo agonistico permette di ottimizzare le caratteristiche geometriche di questo telaio. Infatti l'aumento delle dimensioni del mozzo permette di accorciare l'interasse tra movimento centrale e ruota posteriore, rendendo ancora più reattiva la bicicletta, ma anche più stabile. Torpado Impudent, Wild Spirit.